Costantino, allora tu sei uno dei due protagonisti maschili di Eppure cadiamo felici, questa nuova serie di Rai Play, e sei un personaggio molto misterioso, che poi questo mistero è quello attorno al quale poi ruota tutta la vicenda della serie. Quindi raccontiamo un po' questo si potrebbe definire fantasma, un po'? Sì, sostanzialmente un po' lo è, effettivamente, perché nasconde un segreto che poi, chiaramente, come hai detto tu, sarà una delle basi fondanti della trama della serie. E sparisce, ricompare, si fa vedere, non si fa vedere, indossa sempre un cappuccio, sempre nero, vestito di nero, insomma è molto schivo. Quindi è stato bello interpretare un personaggio con così tanta, con questo alone di misteriosità. È sempre molto, diciamo, entusiasmante fare un lavoro del genere. Poi è un personaggio molto emotivo, è un personaggio molto controverso. Nel frattempo qui c'è una rapina in corso. Siamo arrivati da Eppure che siamo felici, siamo finiti nella casa di carta praticamente. No, adesso c'è l'assalto alla banca. Vabbè, ma noi comunque continuiamo, tanto a casa ci ascoltano grazie al microfono. Assolutamente. E quindi dicevamo? E quindi nulla, è un personaggio sicuramente che desta un po' interesse, sia a me che l'ho interpretato, sia spero anche al pubblico, perché a me interessano molto personaggi che non si fanno vedere troppo, che sono un po' schivi e che non si capisce subito bene di che pasta siano fatti. Quindi è bello anche lavorare in un personaggio un po' incerto, incertezza generale, quindi molto stimolante. Ecco, se non sbaglio questa è una delle tue prime esperienze, no? Come la prima serie TV, sì esatto. Avevo già fatto alcune cose, però sì. Sì, però a livello proprio anche di protagonismo, sì, tra sì, l'altro, sì, quindi insomma ritrovato. Quando uno diventa protagonista anche da giovanissimo, è una responsabilità anche. Hai sentito questo peso o era più l'emozione di dire oh, sono arrivato a fare il protagonista di una serie della Rai? Ma io, senti, sono orgoglioso del percorso che ho fatto. Poi sai, quando fai un progetto del genere in cui interpreti un personaggio esistente nell'immaginario collettivo, perché è tratto da un romanzo, hai una responsabilità in più, perché chiaramente ci sono delle persone che se lo immaginano anche in un altro modo. Quindi ecco, sarà bello anche magari convincere quelli che storgono un po' il naso, vedere un look che non è quello che si immaginava. Dopo che uscirà, che qualcuno dirà no, ma lo non è così, non è... c'è sempre qualcuno che vabbè, succederà, fa per parte, forza, fa parte del gioco. E però sei anche preparato invece a orde di fan, perché ovviamente, come succede sempre quando escono delle serie importanti, poi ti ritroverai con 800.000 messaggi sui tuoi social da tutte, vediamo, le fan. Non lo so, vediamo. Non ci dispiace, dai, diciamo così, no? Oddio, perso l'anello. Sei preparato al... So, dai, sì, siamo preparati. Siamo alla preparati. Cosa. Senti, invece appunto, proprio perché è il tuo primo ruolo da protagonista, invece guardando al futuro, c'è invece un ruolo che ti piacerebbe interpretare? Ce l'hai in mente? Ah, il mio sogno è fare... Guarda, ti rispondo un po' in maniera generica, ma un ruolo che si distacca totalmente dalla mia persona, un ruolo che vada a esplorare delle cose che spero un regista, se vorrà, mi tirerà fuori, ecco, quindi qualcosa che non mi appartiene nelle mie corde, che credo, diciamo, nel lavoro dell'attore, in questo senso, trasformarsi totalmente in una cosa che apparentemente non si può fare perché sei troppo diverso da quel concetto lì, quindi un ruolo totalmente diverso da me. Beh, allora, visto che a casa probabilmente ti conoscono poco, raccontiamo un po' chi è anche Costantino nella vita di tutti i giorni, che tipo di ragazzo sei, che interessi hai? Ma sono... vivo a Roma, sto studiando alla Volonté, che è questa scuola di recitazione a Roma, e suono il pianoforte, ho imparato in pandemia, e mi piace la musica, chiacchierare con conversazioni profonde alle 3 del mattino, le solite cose, e... insomma, questo, dai. Lasciamo l'alone di mistero, esatto, come un po' di mistero come personaggio ci, certo, vuole, perfetto. Certo. E allora siamo un po' meno misteriosi nel rivelare invece quando è che il pubblico potrà vedere Eppure cadiamo felici su Replay, in esclusiva su Replay il 6 ottobre. Quindi accorrete numerosi, mi raccomando, e fateci sapere che cosa ne pensate. E soprattutto c'è tutto il box set, quindi binge watching. Assolutamente, assolutamente. Perfetto. Allora grazie e complimenti. Grazie a voi. Grazie mille. Ciao.